Benvenuti o bentornati sul mio canale. Quest'oggi voglio fare un video un po' diverso dal solito, ossia proporre un qualcosa ad Amsa. Che cosa? Seguitemi. Qualche giorno fa ho inviato un'email ad Amsa proponendo un nuovo servizio. Vi leggo testuale mail così non dimentico nulla. Allora, quello che propongo io è che Amsa stipuli un contratto con gli amministratori di condominio. Per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, mobili e grandi elettrodomestici e rifiuti rae, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e altra tipologia di rifiuti per i quali normalmente è previsto ritiro presso le riciclerie, o i cam o le ecoisole o gli ecototem. Si sta parlando di biciclette, piccoli elettrodomestici, persiane, veneziane, sanitari e tanto altro ancora. Quello che propongo io è ipotizzare dai 2 ai 4 interventi all'anno per ciascun condominio. Il primo intervento in ciascun condominio vedrà la partecipazione attiva di amministratori, condomini e inquilini e sarà al fine di sgombrare parti comuni, cantine e solai da oggetti, mobili e quant'altro abbandonato magari da tanto tempo. Più ovviamente ciò che condomini e inquilini hanno bisogno di buttare in quel momento, tranne ovviamente la raccolta differenziata. Quello che propongo io è un intervento capillare su ciascun condominio al fine di dare una bella ripulita. Gli interventi successivi possono essere fatti a distanza di due o tre mesi o in concomitanza di traslochi e sgomberi privati, va da sé che tutti i condomini e inquilini potranno usufruire di tutti gli interventi messi a disposizione. Tutto questo propongo, lo propongo ad Amsa allo scopo di prevenire e anticipare azioni incivili da parte di chi butta di tutto dappertutto. Le persone di buona volontà fanno tutto ciò che c'è da fare in linea con le regole imposte da Amsa, ma altre no. Quali potrebbero essere eh, le, le obiezioni? Allora, le obiezioni potrebbero essere. Il ritiro a domicilio gratuito esiste già, certo, il ritiro a domicilio gratuito esiste già, ne sono a conoscenza. Eh, come funziona? È una modalità di 8 pezzi ogni 30 giorni a persona. Il problema è che non viene ritirato tutto ciò che è considerato ingombrante, ingombrante da parte della, della persona, dell'utente, tipo le biciclette appunto, oppure i piccoli elettrodomestici tipo il FONN, il ferro da stiro per i quali bisogna recarsi all'isola ecologica oppure esiste il cam il cam è il centro ambientale mobile che appunto come dicevo prima come le coisole e l'eco-totem, sono servizi molto utili per i quali io esprimo il mio apprezzamento quello che propongo io è una via di mezzo fra tutti questi servizi che già ci sono allora, comprendo che per amsa possa essere un costo ovviamente comprendo che ci possano essere delle regole a cui Amsa e le altre municipalizzate debbano tenersi? Vedremo, vedremo se Amsa risponderà, se si metterà in contatto con me e eh, vedremo che cosa ne uscirà. Io vi terrò aggiornati. Intanto, voi che cosa ne pensate? Cosa proporreste per migliorare la nostra città? Io, intanto, ho proposto questo ad Amsa e l'ho intitolato Amsa viene da te. Ciao.